Eder. Mech. Pallister. Anche Lily è morta innocente. Non abbiamo potuto salvarla dalla morte prima. Non vogliamo che il caso si chiuda senza che si faccia giustizia adesso. Ci sono già fatti inquietanti che andrebbero indagati fino in fondo per il loro peso probatorio, come il famoso orologio rosa, cercato dai soccorritori al momento del ritrovamento del cadavere. Ma non si può tralasciare il cordino, che viene dalla casa di Lily. Se lei non si è suicidata, ormai dato per acquisito, non è Lily a essere uscita di casa con il pezzo di cordino, ma qualcun altro deve averglielo messo. Chi poteva avere accesso a tale cordino, ben custodito nei cassetti di Lily? Tralasciamo anche i 1000 autogol del marito del tipo è stato un incidente, oppure quel giorno era sconvolta quando è uscita di casa. O anche il telefono spento per 3 ore e acquisito come alibi comprovato in base alle sue sole parole. O il fatto che dopo soli 2 giorni il marito se ne andasse in giro a regalare le cose di Lily, tanto lei si è suicidata. Tralasciamo tutto questo. Oltre a tutto questo, vale la pena di concentrarsi su una considerazione che forse non è stata ancora fatta, tipo, la mancanza assoluta di prove. Ecco, è proprio questa mancanza di prove una vera e propria prova. Come ti aspetti di trovare il cadavere di una persona che è stato esposto agli agenti atmosferici per 21 giorni? Lascio a ognuno di immaginarlo. Non certo pulito e in buone condizioni, ma non è così per Lily, il cadavere non ha odore, è in uno buono stato di conservazione e i vestiti sono puliti. Com'è possibile? Perché c'è bisogno di farlo trovare proprio così, pulito. Pulito, in modo che non possa parlare, che non porti su di sé delle prove. Il cadavere di Lily è stato confezionato con i sacchi sulla testa e sul corpo, operazione di imagining, senz'altro. Ma anche attenzione perché il sangue della faccia non lasciasse tracce in giro. Anche i sacchi neri in cui il corpo era stato imbustato dovevano impedire che i vestiti di Lily raccogliessero tracce del luogo dove era stato conservato precedentemente. E anche i sacchi neri dovevano essere assolutamente puliti, in modo che non potessero parlare. E adesso una considerazione sui vestiti di Lily. Sembra che Lily sia appena uscita di casa. Non si riscontrano tracce sulle loro superfici. Com'è possibile se il cadavere è stato in giro per 21 giorni? Non c'è neppure una pur piccola macchiolina di sangue. Ma non era stata picchiata a sangue? L'unica spiegazione logica è che i vestiti siano stati messi puliti proprio al fine di farla ritrovare, in modo che non porti con sé nessuna traccia del luogo dove era stata deposta in precedenza. Lo stesso di casi per le scarpe, lucide e brillanti come se fossero state prese appena allora dallo stipetto in cui erano custodite. Insomma, il cadavere è confezionato in modo tale che non porti con sé nessuna prova, se non la possibilità, incredibile, del suicidio. Ma chi è questo personaggio in grado di gestire una situazione così complicata in modo da non lasciare alcuna traccia? Solo uno che sa benissimo cosa gli investigatori cercheranno. Uno che sa quali sono le tracce che vanno evitate perché altrimenti ti incastrerebbero. E quindi si tratta di una persona familiare con situazioni di crimine. Un esperto, diretto o indiretto, del settore. Uno che per questo genere di ambienti ci bazzica, insomma. Chi potrebbe avere una tale capacità di manipolazione dell'evento? La mancanza di prove è già una prova perché ci porta a una rara capacità e competenza. Chi potrebbe avere queste capacità e competenze? Non c'è neppure bisogno di aggiungere la domanda successiva, ma chi aveva accesso ai vestiti di Lily? Insomma, non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale per vedere la logica delle cose. Nell'era dell'intelligenza artificiale, per favore non dimentichiamoci che siamo ancora in grado di camminare, di pensare da noi stessi, e di vedere l'evidenza della logica. Fatico a pensare che in epoca ancora pandemica, dicembre 2021, in un negozio autorizzato Wing, ci fosse bisogno di commesse in nero e che quelle commesse in nero si riuscissero anche a pagare. Garantisco, per esserci passata e averne constatato l'ora di apertura, che era per le 9 precise.
Comunque, la faccenda del negozietto e della limpidissima testimonianza della sua proprietaria porta solo nella direzione che Liliana non disse a Claudio: vado alla Wind, eccetera. Perché se così gli avesse riferito, lui, in quel negozietto, assai prossimo a dove si è fermato per meno di 2 minuti come verificabile dal GPS, ci sarebbe entrato per vedere se Lily fosse passata in mattinata. Piuttosto rifletterei su un altro negozietto che c'era nel 2021. Guarda su Google Maps, ci sono foto, dove ora c'è un negozietto di erbe svizzere che esisteva accanto, attaccato alla Wind, un luogo dove vendevano telefonini usati, SIM varie, eccetera. Già telefonini usati. Lasciati a casa quelli noti, per non farsi localizzare, avrebbe potuto dire, nell'ipotesi nota: sparisco, come fece la rumena, vado a comprare un telefonino usato, vicino a quello Wind, che tu Claudio conosci bene, che ne parliamo dopo. Claudio, coraggio, sono certa che tu volessi bene a Lily, ma così non fai il suo interesse. Lì in via Cesare Battisti non trovate posteggio, potete solo affiancare un attimo davanti al negozio e credo che 2 minuti siano sufficienti per scendere dall'auto e chiedere alle commesse se hanno visto Liliana. Adesso riporto 2 recensioni prese da internet e una testimonianza diretta da una triestina che segue il mio canale. Queste si riferiscono tutte al 2021, quindi in epoca Covid. Il centro Wind di via Cesare Battisti è sempre stato il mio negozio di riferimento e sempre c'erano 2 persone dietro al banco. E nonostante questo c'era la fila perché è un negozio centralissimo. Mai trovato una commessa sola. Negozio storico e con le 2 addette di via Battisti molto preparate mi hanno risolto in pochissimo tempo un subentro nella SIM fastidiosissimo. Personale capace e sono uscito con la SIM nuova. Il tutto senza fila e rispettando tutte le regole anti-Covid con distanziamento elevatissimo. Voto 10 più per tutti i clienti Wind e non. Luogo un po' difficile da raggiungere, problematiche per il parcheggio. Si rimane un po' spiazzati a causa dell'arroganza e scortesia di una dipendente. Se si riesce a parlare con la titolare tutta un'altra musica, cortese e gentile. Bisogna dire che si rimane molto, molto delusi. Non so se consiglierei questo negozio, visto che nella zona di Trieste ci sono altri negozi uguali. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.